Un caro saluto ai nostri telespettatori e benvenuti al consueto spazio dedicato alle anticipazioni di cronaca, cerimonia presso la caserma Carlotto per celebrare il 94esimo anniversario del conferimento del nome San Marco alla fanteria di Marina Italiana, ma anche per celebrare la giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera. La cerimonia è stata presieduta dal capo della squadra navale, l'ammiraglio di squadra Filippo Maria Foffi, alla presenza tra gli altri del prefetto Nicola Prete, delle autorità militari, civili, religiose del nostro territorio. Ascoltiamo. Il 17 marzo c'è questa felice coincidenza della festa dell'Unità d'Italia e dell'anniversario di fondazione del Reggimento San Marco, oggi Brigata San Marco. Abbiamo voluto, insieme al contrammiraglio Guerra e ai vertici della Marina, unificare oggi, in questo compendio della caserma Carlotto, le due celebrazioni. Ci è sembrato giusto perché avessero entrambe il giusto rilievo. Sono momenti significativi in cui noi cerchiamo, come doveroso e come anche il Presidente della Repubblica ieri nel suo videomessaggio ha voluto ricordare, ciò che di più unisce anziché quello che divide. Bene, il tricolore ci unisce profondamente. Il Reggimento San Marco, ripeto ancora oggi Brigata, raccoglie tanti giovani di tutta Italia. Anche quello è un segno di unità, perché nelle Forze Armate non c'è il militare che connota una regione o una provincia, ma tutti i figli dell'Italia ne fanno parte e questo è molto significativo. Linea alla regia, c'è la pubblicità, vi aspetto in studio con tutte le altre notizie.